stanno facendo cosa, Basile? No, signora Agnese, anche non è possibile. Mio marito è zitto. Ehi, cosa c'è che sto pulendo? Non è possibile, signora. Non sono arrabbiata, no, arrabbiata ti sembro. Aio, Basile, che sto facendo cosa, eh? Va bene, a pranzo rientri. Una cosa leggera leggera faccio che devo lucidare. Cordula coi piselli. Già è leggera, già è leggera. Ciao Basi. Ciao, aio, ciao, ciao. Ingerizio. Oh, mio marito. Mamma mia, quanto mi fa arrabbiare a me Basilio, voi non ne avete idea. La settimana scorsa era malato, mia, a casa, morto, l'uomo moribondo. Perché gli uomini non reagiscono, no. Non sono come noi. Poi li vedi di giorno, loro si trasformano, di giorno sono tutti fighetti. Camicia sagomata, visti li avete orologio. Anche la camminata si trasforma a petto in pompa magna, mi. Così, beh, compà. A casa, quando tornano a casa in pigiama, si trasformano, finisce l'incantesimo. Visti li avete questi uomini? Perché poi abbiamo tre tipologie di uomini in pigiama. È una cosa seria all'uomo. Abbiamo quello che usa generalmente il pigiama mio, è a righe e a rombi, tutto slabbratto, tutto scolorito. Ah, che c'ha l'elastico molle molle, che allo starnuto gliene scende. Visto la vetta. Mi la goccia. Non saranno. A noi donne le gocce fastidio. Io la vedo riflessa da lontano. Qua. La goccia, visto, è bello, beh. Oh, Iano. E però non lo buttano quel pigiama slabbratto, no? Lo sapete perché non lo buttano? Quello è il corredo di mamma, della mammina, ah? Si fanno mettere anche la spilla balia nell'elastico. Meglio rischiano di morire infilzati la notte, ma non lo buttano. Oh, saranno! E poi c'è quello che usa quello, il pigiama e color caffè latte, quello lì. Bello, aderente nei polsi e nelle caviglie, stretto, stretto. Che nonostante lo se lo possa più permettere, lui usa bello attillato a segnarlo. Bene, infatti vedi la cosa andando e tornando. Visto la vetta. Mi la goccia, mi. E a me, tutto mi le gocce, male mi sento. Se vedete una goccia, ditemelo mi. Che già arrivo. Quello lì. E poi ci abbiamo il più togo, quello che va a letto nudo. Che c'ha un freddo da morire ma va a letto nudo. E nonostante soffre di lomboscialgia e se ne sveglia tutto incriccato, meglio dà la colpa al materasso ma la soddisfazione mettersi il pigiama oltre la notte. Giusto. E allora, eh? È così. E allora. E poi io non ho capito una cosa. Quando gli uomini hanno il pigiama si rilassano, mi. Sì, sì, le ave, belli svalvolati, ma perché state sempre scorreggiando in pigiama? Ma non mi risulta, ma magari Basilio. Ve lo immaginate a Cristian in pigiama, e già vorrei essere no. A casa tua, vedi? Non ne uso pigiama. A nudo vai, oh, yeah. E così, Emi, e poi non vogliono ad aprire, no, tutto chiuso, coi germi dentro, murati vivi, belli morti, chiudi, puzzinoso. E allora, e poi c'hanno la nausea, loro non mangiano, gli ho detto a Basilio, a te la faccio una minestrina e due patate lesse. C'ho la nausea, non mi vedi? Già ti vedo quanta nausea c'è, un pochino di minestrina, nutriti, che ti fa bene a scendere e salire alla gola, nuda. Poi, quando stai lavando i piatti, loro, siccome hanno fame, vanno al frigo, li vedi, arrastando salsiccia e pecorino, ma non c'avevi la nausea, no? Ah! Oh, yeah! Mi la goccia, mi! Troppo fastidio mi danno. Però, mi, una cosa già sono acuti, mi. Alla sorte, a quello già, sempre andende. Vero? Non te lo baci con quell'aliton, per carità. E poi mi, Basilio è un uomo in gamba, mi, oh, io mi sto confidando, già siamo tra pochi. Mi non dite nulla, e noi donne abbiamo bisogno di sfoga, ma Basilio mio, tu già lo conosci a Basilio. Sì, certo. Basilio è un lavoratore, mi. Sì. Basilio mio, non è come te, c'hai calli. Basilio ha la schiena spaccata, e già ci fa mancare questo a me.
Qualcosa e di già positivo. I figli mi. Qualcosa di positivo. Ma sì, ancora, poi me le pento. Ma come se ne pento? Lo fa a pezzi. Ma è perché ho bisogno di sfocchi. Io sto sempre lucidando tutti i giorni. Vabbè, ma un po' gli uomini e siamo... io ho bisogno di papà. C'è chiamato, da già. Che? Cosa c'è? E lo chiamo, che dice lo... sensi di colpa. Chiamalo. Perché se. Mi... Signor Agnese, tutto lo chiamo. Mi... Ma Basilio è dume ugorare, tu sicuro, Basilio. Lo chiami, signora, lo chiami. Signor Agnese. Mio amore mio.